Benvenuti in questo nuovo episodio di Mortal Kombat. Nello scorso episodio abbiamo fatto la prima parte di I Familiari. In questo episodio finiremo questa missione. Nello scorso episodio abbiamo fatto Affari di Famiglia, in cui abbiamo conosciuto Cassie Cage, che ha fatto il culo al generale, quindi è diventata lei la nuova generale in pratica. Poi Ustionario, boh, vabbè, non so se quella è una L o una U, vabbè, dove abbiamo affrontato quella specie di coso mosca, quel coso mosca, non mi ricordo il nome, in cui abbiamo vinto e che abbiamo affrontato la regina killer. Ora dobbiamo fare sacrificio supremo, dove c'è il re dei morti che ci ha fatto il culo l'ultima volta con la sua mossa dei mille calci, mamma mia. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Dai. Via, via, via! Vabbè, questo possiamo anche saltarlo perché l'abbiamo visto nello scorso episodio. Il flusso di Shinnok non lascia speranza. Fight. Aspettate un attimo. Seleziono capitolo, comandi. Cerco di abbassare un attimo il volume del gioco, così almeno si sente di più la mia voce. Tosta. E tanti salti, stronzo. Fan culo. Te l'ha detto. E ci ricordiamo bene, ha fatto crollare tutto. Un bel palazzo.
E ci penso sempre io a rovinare i momenti più commoventi, cioè più tristi. Dai, che è successo? Senza il potere della cattedrale, siamo isolati da tutto. Ma dai, è vivo! Sembra che tu lo ritagli un'altra batosta. Tu chi sei? Una dea anziana mandata per schernirci? No, Kitana. Io sono di Dio. Guardate! Appena distrutto e distruito da me. Ma che razza di potere è mai questo? Sono Kronika, custode del tempo. Le sabbie del tempo plasmano il destino dei regni delle anime che vi dimorano. Io le ho create per proteggere l'equilibrio tra i mondi. Ma Raiden ha corrotto irreversibilmente la perfezione del mio operato. Voi due avete sofferto più di chiunque altro. Ma cosa possiamo fare? Il passato è passato ormai. Non è detto. Voglio riavvolgere il tempo fino agli albori e riscrivere la storia. Ma nonostante i miei grandi poteri, non posso creare una nuova era da sola. E cosa avrà? Ma soprattutto, non esisterà Raiden. Perfetto. Da dove cominciamo? E loro partono proprio interessati. Dove siamo? Per anni sei riuscito a sfuggirmi, si prosciugando le ricchezze del regno esterno. Ma oggi salderai il tuo denaro. Se mi uccidi, Kotal, non avrai alcun profitto. Mi confondi con Shao Kahn. I criminali non graveranno più sul popolo. Shao Kahn approvava. E il suo verbo era legge. Il tuo padrone è morto. E con lui la sua legge. Fare ora sfida. Il regno esterno è libero dalla sua corruzione. È così bella statua. Raiden.
pistolero. Zombie. L'occhio handicappato. Il cornuto. In pratica sta succedendo un casino. Fate qualcosa, c'è troppo silenzio. Raiden, Shao Kahn, generale Kotal, generale Kenobi, Kotal Kahn. Patetico. Hai usurpato il mio trono. È mio. Ne ho pienamente diritto. Tu fosti ucciso tempo fa con la tua immonda prole, Milina. Eravamo al torneo Mortal Kombat. Kung Lao ha battuto Shang Tsung e Quan Chi. Sono trascorsi decenni ormai. Per noi tutto questo è appena accaduto. Cosa stai tramando, Raiden? Da quale magia origine questa illusione? È davvero un'illusione. Ci inganna tutti. Due epoche diverse possono entrare in collisione. Kitana, Baraka, Scarlet, campioni scomparsi del regno esterno. Se voi siete tornati... C'è... Sono qui, Kotal. Jade. La cultura Oshtek impone di tendere sempre la mano ai profughi. Ti offro il mio aiuto, Shao Kahn. Non sono un profugo, sono Kahn del regno esterno. Rinuncia al trono o il tuo sangue bagnerà queste sabbie. Ma io morirò, lascia il tuo trono a te. Ecco.
sei una baracca. Sei una maracas. Vieni sbadocchiata da tutte le parti. Questo è sicuro. No. Cade questo. No. Che cazzo è questo? Non ti consiglio di colpirmi ancora. Oh, dov'è la fatal down? Oh, pezzo di merda, dov'è? Ancora poche volte. Cazzo, non so credo, non so come. E mo. Vediamo un po', guarda il sangue per terra. Non mi pare che gli altri molto a fondo scherzo. Comunque signori, mi dispiace, dovrò interrompere qui. Noi ci siamo al prossimo episodio con Mortal Kombat 11, in cui faremo il culo anche a Scarlet. Ciao a tutti!